Allora salutiamo con grande affetto e simpatia Alessandro Di Battista, deputato del Movimento 5 Stelle, vicepresidente della Commissione Affari Esteri e Comunitari, che era ieri in Campidoglio. Di Battista, buongiorno. Ciao Alessandro. Ciao Stefano, ciao Enrico, buona giornata. Ma che sei, di nuovo al Campidoglio? No, sentite la mia collega Maria Terraspadoni, che è la delegata d'aula, e dice, insomma, ci dà le nostre indicazioni di voto. Sto in aula a votare. In aula alla Camera. Allora, a 10 metri da me c'è l'autista di Raffaele Cutolo, il fondatore della nuova Camorra organizzata. Ah, beh, salutacelo con tanto affetto. Sì, tra l'altro gli hanno eletto anche il figlio al Consiglio regionale della Campania. Ottimo, allora ringrazialo anche. Ma esatto. Perché queste sono le cose, è la Repubblica Italiana. Che bello. A circa 13 metri c'è uno scranno vuoto, appartiene a un tal Galan, che è l'attuale presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati, però gli arresti domiciliari, però nonostante abbia patteggiato per corruzione €1 milioni nell'affare Mose, si è rubato, prende due stipendi, uno come presidente della Commissione Cultura, l'altro come deputato della Repubblica. E allora ringraziamenti anche a lui, dai, salutaci tutti quanti. Non lo possiamo ringraziare, Enrico, perché agli arresti c'è lo scranno vuoto. Se lo so bevuto. Lasciagli un biglietto allora da parte nostra. Senti, allora, siccome che ci sono un diluvio di messaggi che chiedono le dimissioni di Marino, però ci sono anche, diciamo, gli ultimi che resistono nella Stalingrado mariniana, che dicono che insomma no, che deve rimanere là. Addirittura quelli che protestavano al Campidoglio magari sono gli stessi che lasciano la spazzatura per strada, oppure hanno costruito case abusive, oppure portano i cani a spasso e non raccolgono gli escrementi. La peggiore specie. Quelli che vogliono le elezioni sono quelli che vogliono rispettare la cupola, addirittura. Tu eri là. Io manifestavo ieri, non ho un cane, anche se lo vorrei prendere. Hai una cupola? Non ho neanche una casa di proprietà, perché sono affitto, e addirittura raccolgo la monnetta quando la lascia qualcuno. Vergognati, neanche una cupola hai, niente. Ma guardate, il dato politico, che io poi ieri sono stato sia dalla Gruppera Ballarò e ho purtroppo commesso un errore, mi sono dimenticato di sottolinearlo. Il dato politico, io ho fatto dei calcoli, i vari arrestati del Partito Democratico, dai Tassone, gli Ozzi, Mecorazzi, hanno portato in totale a Marino 66.000 voti. E cioè dobbiamo anche capire che Marino sta anche governando grazie ai voti che gli hanno portato degli arrestati dello scandalo di Mafia Capitale. Cioè anche questo è un dato significativo. Poi io lungi da me difendere la Polverini, per l'amor di Dio, sapete quello che io pensi del partito di Forza Italia, un partito nato con i beneplaciti di Cosa Nostra, però è un dato significativo sottolineare che il Partito Democratico all'epoca pretese, a mio avviso giustamente, le dimissioni, quindi la caduta della giunta Polverini, perché c'era il tesoriere Fiorito, vi ricordate, che si era rubato non so quanti soldi, cioè, ma non ricordo arrestati di quella giunta, mentre invece qui nella giunta Marino gli hanno arrestato assessori, il presidente della commissione dell'assemblea capitolina, per intenderci la Boldrini del Campidoglio, cioè il presidente. Gli hanno arrestato il presidente della commissione Case, cioè Buzzi pagava il Partito Democratico Romano, lo dicono intercettazioni. Lo stesso Buzzi dice un'intercettazione che il romano capisce perfettamente, magari fuori Roma non la capiscono tutti. Quando Buzzi dice che questo rimane se mangiamo Roma, non intende dire che Marino sia un ladro, un colluso, assolutamente no, ma che sia, passatemi il termine, un po' rincoglionito, come dire, lui tanto gli passiamo sotto e non si accorge di niente, quel rincoglionito. Questo è il senso di quell'intercettazione. Ieri invece del termine usato da te sul Corriere della Sera è stato scritto inadeguato, però la sostanza è la stessa, la no? Sostanza, quindi... No, io ho tradotto per i romani che ci ascoltano, esatto, tassisti che ci ascoltano. Certo. È evidente che Roma in questo momento, con il Giubileo alle porte, comparte con una, guardate che si parla di mafia sul serio, perché questa cricca si muove come un'organizzazione criminale, cioè non è Mafia Capitale un titolo, c'è la mafia, cioè significa che queste persone che oggi stanno in galera magari hanno nominato dei reggenti. Quando hanno arrestato Rina e Provenzano, la mafia a me è Cosa Nostra, ha continuato. E perché continua? Perché trova delle sponde politiche. È evidente che mafia e corruzione sono due facce della stessa medaglia. Senza la corruzione dei politici la mafia non avrebbe il potere che ha purtroppo assunto in tante parti d'Italia, non soltanto in Sicilia, non soltanto a Roma, anche al nord. Ci sono infiltrazioni della 'Ndrangheta in Piemonte, in Emilia Romagna, in Val d'Aosta.
Quindi il concetto è chiaro: Roma si può permettere oggi un sindaco inadeguato e un sindaco che è reputato da dei boss di mafia una persona che non si accorgerebbe dei loro sporchi affari? Questa è la domanda che ci dobbiamo fare. Secondo noi no, secondo noi i cittadini romani devono esprimere un voto, andare alle urne, Marino si ripresentasse e vediamo se convincerà i romani a rivotarlo. Secondo noi il Partito Democratico oggi fa quadrato intorno a Marino, quando fino all'altro ieri diceva peste e corna di lui, perché temono che il Movimento 5 Stelle possa addirittura governare la capitale. Io credo questa è la mia analisi. Beh, infatti è l'analisi anche di Piepoli, che fa un sondaggio, anzi non fa analisi ma sonda, e secondo questo sondaggio proprio di ieri viene dato il PD a un modesto, anzi modestissimo, dice proprio l'articolo, 17%, mentre il Movimento 5 Stelle è dato al 30%. Allora, noi l'altro giorno, proprio quando era esplosa questa seconda appendice, questa appendice di Mafia Capitale 2, dicevamo: ma se dovesse salire il Movimento 5 Stelle, chi potrebbe essere un candidato sindaco forte? E allora abbiamo iniziato a scremare: Romano. Ok, chi c'è di Romano? E abbiamo pensato Romano, giovane. Praticamente l'identikit di Alessandro Di Battista era piuttosto evidente. Adesso non so se è una cosa che ti possa interessare. Ecco, però, no, la domanda è proprio questa: però, ma ti interesserebbe una roba del genere? Cioè, sindaco di Roma? Fa molto piacere che alcune persone possano pensare a me, quindi evidentemente... Anche qua in questo studio. Anche in questo studio a noi ci è venuto proprio così un po', ecco, diciamo, po' istintivo. Ecco. Vi ringrazio, però vorrei solo far capire il Movimento 5 Stelle come ragiona. Nel momento in cui io sono stato eletto nel Parlamento della Repubblica, ho assunto un mandato, come dire, ho fatto un contratto con i miei datori di lavoro che sono i cittadini. Ma però non lo sapevi che magari cadeva la Giunta Marino, no? Ci sono delle... il contratto l'ho fatto per 5 anni, qualora appunto la legislatura in Parlamento durasse 5 anni, cioè è un motivo di rispetto continuare e finire un lavoro che intraprendi. Sapete, noi critichiamo molto la Moretti, che è stata eletta in Parlamento, poi dopo un anno è andata a Bruxelles, dopo un anno di Bruxelles se ne va in regione, come dire, mi si apre la possibilità di una poltrona più prestigiosa, quindi io mi ci butto a capofitto. Secondo me questo è un ragionamento della vecchia politica. Conta un programma a Roma, conta le nostre proposte che ha fatto Enrico Stefano, il consigliere comunale, rispetto al trasporto leggero, contano le proposte di trasparenza sulle municipalizzate, contano le nostre proposte sulla gestione alternativa dei rifiuti. Ci ha lavorato Stefano Vignaroli, che è il vicepresidente della commissione sul ciclo dei rifiuti, perché in tutto ciò anche Manlio Cerroni è sotto processo per truffe e robe varie, quello che ha gestito la discarica più grande Europa, che è Malagrotta. Cioè, contano le idee, non conta la persona. Io potrei, qualcuno dice, prendere diversi voti, non lo so, poi questo non lo so, è tutto da vedere. Potresti prendere, però, posso dirti una cosa, prenderesti dei voti anche da chi magari non ha votato Movimento 5 Stelle? Beh, io mi auguro che queste persone capiscano, soprattutto alcuni elettori del PD, che non si possono votare i partiti come fossero squadre di calcio. Io sono della Lazio, della Roma, della Juve, quindi sarò tutta la vita della Lazio, della Roma, della Juve. Non si può ragionare in questo modo. Nel momento in cui tu stai dietro a un partito politico, lo valuti, se poi non rispecchia più i tuoi ideali e tradisce il mandato, devi cambiare. E mentre alcune persone, dato che sono sempre state o comuniste o democratiche del Partito Democratico, votano PD. Ma oggi non si può votare il PD romano, perché votare il PD romano significa, ahimè, votare un PD parte del quale è diventato il punto di riferimento del malaffare. Allora, poi ci dirai un possibile candidato. Allora, è arrivato un messaggio incredibile. Cioè, allora tu dovresti sentire una certa Fiona che dice che la mafia si è già avvicinata al Movimento 5 Stelle e ne ha le prove. Andate in procura. Piuttosto che scrivere l'SMS a noi, che non possiamo fare attraverso niente. Attraverso di loro continueranno ad agire. Fiona, vai in procura, dai, corri, però corri, perché è una cosa grave, A queste prove la cosa migliore è che vada in procura, perché se ha delle prove di mafia deve andare in procura. No, perché io sono stato accusato di essere vicino ai clan di Ostia, perché qualcuno ha messo un like sulla mia pagina. Certo, sì, se l'abbiamo già commentato. Invece ieri... 120.000 follower, insomma. Invece Marchini ha avuto un bello screzio con Vito Crimi ieri, e praticamente Marchini ha detto: prima di parlare gli suggerisco di informarsi sull'operato dei propri consiglieri, sicuramente degnissime persone, ma che hanno avuto ad esempio la colpa di aver partecipato alla commissione patrimonio che diede l'ok alla svendita del patrimonio immobiliare del comune, nelle cui liste figurava l'immobile della cooperativa Buzzi. Come ti senti di rispondere a queste accuse di Marchini?
come facendo emendamenti su emendamenti che furono pensati ghigliottinati, cioè in pratica il canguro che è stato fatto al Senato, per intenderci, proposte di modifica che sono state bocciate addirittura non, senza la possibilità di discutere da parte della maggioranza del Partito Democratico, pensate successivamente ad un incontro di Orsini con il sindaco Marino, che c'è stato, se non sbaglio, il 15 dicembre, cioè quando Orsini incontra Marino, io non ho le prove, però chissà che non abbiano parlato anche di questa famosa delibera che ha svenduto il patrimonio, la maggioranza c'era al Partito Democratico, che ha subito una forte accelerazione nonostante l'opposizione del Movimento 5 Stelle. Ma Martini mi sembra molto strano che possa dire una cosa del genere, forse anche lui si vuole preparare alla campagna elettorale e quindi cerca in ogni modo di screditare quello che sarebbe, dato che Martini si presenterà come candidato sindaco, l'avversario più forte che è il Movimento 5 Stelle. Insomma, io ripeto, ricordo a tutti i cittadini che il Movimento 5 Stelle sta all'opposizione in Parlamento, in Campidoglio, mentre amministriamo città come Pomezia, dove il sindaco Fabio Cucci è ritenuto incorrottibile dallo stesso. L'abbiamo sentito l'altro ieri. Martini dica questa cosa. Insomma, abbiamo fatto opposizione a quella delibera che poi è passata perché il Partito Democratico ha la maggioranza. Senti, ma oggi intervista al Messaggero, ti voglio. C'è Orfini che dice: Renzi è sicuro che Marino e Zingaretti siano la risoluzione del problema e non il problema. Che ne pensi di questa dichiarazione? Penso che Renzi, che tra l'altro, altra analisi, questo è il momento di maggiore difficoltà per Renzi, perché ha Mafia Capitale da una parte, ha il Consiglio europeo che l'ha spernacchiato rispetto alla divisione delle quote dei richiedenti asilo, cioè l'Europa non ci ascolta proprio e si vede la nostra perdita di credibilità internazionale anche rispetto ai Marocchi, che sono anni e anni che stanno in India, l'Italia non riesce a fare nulla, e da un altro lato ha delle contestazioni forti poi di un mondo che è sempre stato molto vicino al Partito Democratico, quello della scuola, perché tanti insegnanti ne hanno le scatole piene di una riforma che per l'ennesima volta dà soldi pubblici alle scuole private. Tra l'altro io ricordo che le scuole private prendono già 500 milioni di euro all'anno di contributo pubblico, e pensate, per secondo alcuni calcoli, il contributo volontario che chiedono le scuole pubbliche ai genitori, perché pensate che le scuole pubbliche, i presidi e gli insegnanti chiedono ai genitori e agli alunni che soldi per carta igienica, cestetti e cancellini, questo si chiama contributo volontario, ammonterebbe secondo alcuni calcoli a 400-500 milioni di euro, cioè quello che noi diamo alle scuole private, le scuole pubbliche chiedono che gli venga dato dai genitori e dagli alunni, è qualcosa di folle. Vi dicevo, questo è il momento più difficile per Renzi, quindi Renzi non si può permettere di aprire degli altri fronti di difficoltà, non si potrebbe permettere di andare al voto a Roma con il rischio di perdere la capitale d'Italia, o al voto in Regione Lazio con il rischio di perdere la Regione Lazio, per cui evidentemente sono costretti a fare quadrato anche intorno a un sindaco che fino al giorno prima dello scoppio di Mafia Capitale volevano eliminare loro stessi. Certo, abbiamo ricordato, una serie di questioni legate ai decreti Salva Roma. Io ricordo gli esponenti del Partito Democratico qui in Parlamento quello che dicevano di Marino: è un incompetente, uno che non capisce nulla, ma come abbiamo fatto a portare avanti questo sindaco, neanche di Roma, non conosce la città, sbaglia ogni cosa, non sa comunicare. Poi dopo quello scandalo, con la paura appunto di poter tornare al voto, e con il Movimento 5 Stelle che è molto rafforzato, anche perché abbiamo lavorato molto bene, l'hanno iniziato a difendere a spada tratta, ma questo è normale, i partiti si comportano in questo modo, cioè cercano di difendere le loro poltrone e le loro posizioni purtroppo di casta, cioè per loro conta molto di più uno stipendio 14.000 euro al mese. Sì, ma poi ecco, no, però per esempio, ecco, quello che non si capisce, ieri abbiamo visto che in un consiglio comunale blindato, dove tutti venivano tirati fuori, tu sei riuscito a entrare perché sei un parlamentare, no? Quindi, no, a me non mi hanno fatto entrare. Neanche a te? Come? No, non è entrato. Cioè, no, puoi no, entrare anche in galera? No, no, non entrare, no, la notizia era proprio che non è entrato. Però io sapevo che eri entrato, no, ma... il concetto che io potessi entrare, i cittadini no, perché io sono un cittadino come tutti, non è che ma da parlamentare se volevi entravi, no? Da parlamentare se volevi entravi. Io personalmente, fino a che stavo in fila educatamente con i soliti poliziotti della municipale, che purtroppo ti dicono ordini dall'alto, evidentemente l'ordine è venuto dal sindaco Marino, la polizia municipale, io non sono entrato, ho provato ad entrare, non sono entrato, e poi mi sto anche innervosendo perché è assurdo, non faccio entrare i cittadini, c'erano persone, cittadini della Multiservizi, che è una azienda che appartiene al 51% ad AMA, e ci sono 3.600 persone che rischiano il posto e volevano partecipare a un consiglio, dire a Marino che mentre Mafia Capitale si mangia Roma, loro stanno perdendo il lavoro, non hanno fatto entrare nessuno. Marino si è comportato un po' come
un sorso, come si dice a Roma, ha aperto il consiglio, ha nominato 4 consiglieri al posto degli arrestati, esultando come se fosse... Ecco, io ti volevo chiedere questa cosa qua. Che diamine ha da esultare? Da esultare. Sembrava il giorno che ha vinto, no? È diventato sindaco, lui abbraccia... Che c'ha da esultare, secondo te? Un momento tristissimo, tu devi sostituire dei consiglieri comunali che se li sono arrestati. Bevuti, che, se, esatto. Che li hanno arrestati... Lo fai, Stefano, all'interno di una sala che è sotto inchiesta per un appalto truccato. Sì. Cioè no, tra l'altro, aspetta, fammi dire di questa cosa perché questa è divertente. Allora, Fabrizio Amore è stato arrestato perché appunto la magistratura ritiene che abbia partecipato ad un appalto truccato. E come mai lo ritiene? Perché ha scoperto che prima che venisse bandito l'appalto, secondo le ipotesi della magistratura, lui aveva già stipulato dei contratti per quell'appalto, quindi per poi la realizzazione concreta di quell'appalto. Quindi o Fabrizio Amore già sapeva che avrebbe vinto perché ha dei rapporti di corruzione, tangenti, turbativa d'asta e quant'altro, oppure è un veggente e quindi quando verrà liberato andate tutti da loro, da lui, Fabrizio Amore, a farvi leggere il futuro, farvi leggere il futuro, perché ci riesce benissimo. Ecco, tra l'altro poi ricordiamo 2,5 milioni per la ristrutturazione dell'aula Giulio Cesare, dove pochi mesi dopo pioveva dentro e c'erano i secchi, quindi oltretutto 2,5 milioni buttati. Alessandro. Sono soldi, io, molti romani, a me, non tutti, però sono anche stanchi di indignarsi, e questo purtroppo è il miglior regalo che possiamo fare a un sistema. Cioè, se iniziamo ad assuefarci al malaffare, a dire vabbè, è sempre andata così, non si cambia le cose, non è sempre andata così. Qua ci sono, io chiaramente sono di parte, ma degli esponenti del Movimento 5 Stelle che si tagliano l'80% dello stipendio, che ricevono minacce, proiettili, che vengono definiti dai corrotti incorruttibili, che rifiutano qualsiasi privilegio, qualsiasi auto blu, che rimborsi elettorali non li prendono neanche. Cioè c'è un gruppo politico che vuole un'occasione, noi chiediamo soltanto ai romani di metterci alla prova e di indignarsi, perché quei quattrini spesi a destra a manca, dati a Busti, mangiati dai politici, dai mafiosi, poi pregiudicano delle opere che servono. Ma poi altra domanda, al di là di Mafia Capitale, che è uno scandalo incredibile, poi io non voglio giustificare alcuni tipi di mazzette, però penso anche che vi siano mazzette e mazzette, rubare sull'emergenza abitativa dei romani, cioè sul dramma che vivono tanti romani costretti a vivere in appartamenti fatiscenti perché non hanno casa e non gli vengono date delle soluzioni definitive, perché più dura l'emergenza più c'è qualche politico che ci mangia sopra, perché questo è il dato di fatto. Cioè, cosa c'è di peggiore che mangiare sulle disgrazie dei cittadini romani, degli immigrati, spingere a guerre tra poveri, perché gli immigrati sono troppi oggi a Roma, non ce la fanno più i cittadini romani, non sono razzisti, non ce la fanno più, per cui si crea una vera e propria guerra fra poveri, si dà tutta la colpa agli immigrati quando in realtà gli immigrati sono uno strumento di arricchimento. Guardate che l'immigrazione è diventata una nuova forma di finanziamento dei partiti, Iniziamo ad analizzarli in questo modo. Prima c'era il finanziamento pubblico, poi il finanziamento pubblico e privato. Dato che nessuno più gli dà i soldi ai partiti, loro si stanno finanziando in un altro modo. Un modo è l'immigrazione. L'immigrazione clandestina è una nuova forma di finanziamento pubblico ai partiti. È incredibile, cioè i soldi nostri che vanno ai partiti politici o agli esponenti politici perché aumentano gli immigrati che arrivano in Italia. Questo è il dramma. Oltre a Mafia Capitale, i romani sono contenti di come è amministrata Roma. Infatti, quello Roma è il pulita, discorso. Roma è sicura, Roma è bella, Roma è bellissima, ma per meriti di altri. Ma Roma è bella quanto dovrebbe essere bella? Roma è appetibile per quanto riguarda i turisti? I giovani europei preferiscono Roma o Madrid? Roma o Londra? Roma o Parigi? Eppure Roma è più bella, Roma ha 3.000 anni di storia, ci abbiamo gli Etruschi, ci abbiamo i Romani, abbiamo il Barocco, abbiamo i musei più belli del mondo. Perché Roma non è più appetibile dal punto di vista turistico, quando negli anni 60, dopo vacanze romane, l'Italia era il paese più visitato al mondo, oggi è il quinto in Europa, ci supera Germania, Francia, Spagna e Gran Bretagna? Perché l'hanno mal amministrata. Allora vogliamo dare un'occasione? Perché Roma è sozza. Perché arrivi alla stazione Termine e c'è uno che fa la cacca sul vetro, perché vai alla Domus Aurea e ci stanno i calzini e le mutande appese ad asciugare. Perché a Trastevere ci stanno due che fanno sesso per strada. Roma è sozza e lo ammettono anche dall'entourage di Marino, tra le altre cose. Ecco, questo lo voglio dire, perché lo dico ai pasdaran che continuano a dire no, però ha operato bene. Anche dall'interno dell'entourage di Marino dicono
che Roma è zozza, tant'è vero che non c'è stata nessuna protesta con la prima pagina di Panorama, che due settimane fa se n'è uscita con Roma zozzona e con tanto di foto di sorci che girano liberamente nel centro di Roma. Stefano, mi rendo conto che amministrare una città come Roma sia un compito difficilissimo, ma se tu Marino sei più occupato a provare poi con pessimi risultati a capire chi di fianco a te del tuo partito è coinvolto o meno nella mafia, avrai la mente libera e le mani libere per occuparti della nostra città, della nostra capitale a tempo pieno? No, per quello se ne devi andare per il bene di Roma, e i romani devono tornare al voto per eleggere un sindaco che non si debba occupare dei traffici, della mafia, dei quattrini che si sono fottuti i politici amici tuoi, ma che possa operare esclusivamente per il bene della città. Sì, ma anche perché quando non sai di chi fidarti e soprattutto ti stanno decimando la giunta, con chi fai le riforme? Esatto, io mi chiedo questo. Magari, esatto. Che cosa fai? Che magari tra due settimane gliene arrestano un'altra. Ah, ma li surroghi, li surroghi di nuovo e fai con le dita. Li no, quella è la cosa, quella è l'immagine proprio di forte debolezza, lui che non sa che fare. Anche un'altra immagine mi faceva ridere. Ieri ho visto la bellissima copertina di Crosta, programma di martedì, e Crosta ha preso in giro Marino. E Marino provava, no, a interagire, a fare il comico. E provava a dire, hai visto poi Maurizio a Crosta, e pensa che durante Alemanno hanno rubato questo e quest'altro, pensa hanno rubato sulla sala conciliare, e Crosta ridicolizzando gli ha detto guarda Marino che sei tu il figlio, cioè sembrava Marino uno venuto appunto da un altro pianeta. Che sono due anni che è lì, no, io voglio ricordare perché non è arrivato ieri, sono due anni che sta lì, due anni, il 40% della consigliatura, 40%, quindi è molto debole però Stefano, come non dura, perché senti questo, i pass da run, Roma è zozza perché all'ama Marino ha tolto Panzironi, è sempre no, Fiona forse . Questi non sono i pass da run, questi sono forse i sostenitori Panzironi. Tra l'altro Panzironi non è stato arrestato, anche lui nelle schede, sai, perché mi dimentico, però non è stato arrestato. Vabbè, forse è qualcuno che vuole difendere Panzironi. Alessandro, allora vi rendete conto, Enrico, scusa, sì, no, prego, fai finire. Vi rendete conto che a Roma ancora oggi i rifiuti vengono gestiti come vengono gestiti durante l'epoca etrusca, cioè o li bruciano o li sotterrano. Cioè nel 2015 noi non abbiamo un piano di gestione alternativa ai rifiuti, di riciclo, di riuso, di raccolta differenziata che possa permettere il rifiuto, questo lo dice sempre Beppe, è un errore di ingegneria. Cioè anche quando vengono prodotti determinati prodotti si deve pensare a come poterli smaltire o poterli riutilizzare. La gestione alternativa dei rifiuti in Germania crea posti di lavoro, cioè noi potremmo dare posti di lavoro ai cittadini romani nel settore del riciclo, del riuso dei rifiuti attraverso la raccolta differenziata, spinte appunto veri e propri impianti a freddo che possano permettere il riutilizzo di quella materia che possa essere riutilizzata, mentre invece la gestione del 2015 dei rifiuti a Roma, e questo provoca il cancro perché ci sono zone come Massimina dove gli indici di tumori sono molto molto superiori rispetto alla media, i rifiuti vengono gestiti come facevano gli etruschi, o si bruciano con tutto quel che comporta o si sotterrano dandoli alle nuove generazioni. Sì, guarda, comunque ce ne sono tanti che si dichiarano elettori del Movimento 5 Stelle che ti chiedono di fare il sindaco di Roma. Questo... Ecco, ma come... però no, cioè, non è proprio considerabile questa cosa? No, fino a che io non finisco un mandato, no. Mi dici? Ho rispetto per tutti gli elettori, tra l'altro io sto in Parlamento come portavoce, diciamo, come la Costituzione dice proprio, diciamo, dobbiamo portare la voce di tutti i cittadini italiani, non soltanto dei romani. Io sono un parlamentare della Repubblica, per cui ho una responsabilità nei confronti di tutti i cittadini italiani, anche coloro che non hanno votato il Movimento. Certo. Quindi questo vale anche per la Lombardia allo stesso tempo, no? Questo vale per tutti coloro che sono eletti e che devono finire questa legislatura. Quindi serve un volto nuovo del Movimento 5 Stelle. Sì, però anche questo, io vorrei far percepire ai cittadini anche la nostra crescita complessiva. Noi eravamo tutti dei perfetti sconosciuti, tra l'altro torneremo ad esserlo. Però io penso a Luigi Di Maio, che qui davanti a me ora sta presiedendo l'aula, come presiede l'aula a 28 anni, non era mai entrata a Montecitorio e la preside come veterano. E penso anche ai nostri candidati alle ultime elezioni regionali, Valeria Sarambini in Campania, Alice Salvatore in Liguria, hanno preso tanti voti ed erano dei perfetti sconosciuti. Cioè c'è una crescita
di quella che alla sinistra definirebbe classe dirigente, no? Definiamo cittadini che si fanno Stato, appunto cittadini delle istituzioni, comprensiva del movimento. Per cui se noi riusciamo a trovare un candidato forte, ma soprattutto una squadra di governo forte per Roma e soprattutto un programma, perché è quello che conta. Noi alle volte ci concentriamo più sui volti e meno sui programmi, quando in realtà l'abbiamo fatto per 20 anni in Italia, eh? C'è quel volto che viene dall'imprenditoria Berlusconi e poi avete visto che come è finito, ma c'è quell'altro che è Monti, che viene in realtà dalla Bocconi, dal mondo universitario, un ottimo nome, e guardiamo come è finito. C'è Letta che c'ha un bel passato, pure Renzi, uno che rottama, e guardiamo come è finita. Cioè non esistono i salvatori della patria, esistono dei cittadini che si fanno Stato, che costruiscono assieme, i romani lo possono fare, un programma, e risolvono poco a poco i problemi della nostra città. Cioè il Movimento 5 Stelle è questo, piace o non piace, noi siamo questo. Se invece volete gli altri Non vi lamentate, certo. Qualcuno ve la presta, no? Ti facciamo, nel salutarti, ti facciamo un complimento che è anche un complimento a noi, quindi ecco là. Come mi piace ascoltare Di Battista qui da voi. Ieri la Gruber a 8:30 non lo faceva parlare, vedi? Ma sai, forse Stefano, i tempi della radio, la radio puoi esprimere un pensiero con maggiore profondità, al di là che tu siete due ottimi conduttori, la vostra radio è una radio che commette sempre con problemi, sempre libera, autonoma. Ieri onestamente io sono stato dalla Gruber, i tempi televisivi sono decisamente differenti, però sono riuscito, credo, a esprimere il mio pensiero. Poi sono stato a Ballarò e forse questi talk show sono più casciare, un po' più teatrali. Io mi sono trovato un po' meglio ieri dalla Gruber, perché nonostante la Gruber sia un po' piddina nell'anima, comunque comunque ieri da Ballarò tutta questa caciara alla fine non c'era, insomma gli spazi sono stati equamente distribuiti alla fine. Sì, diciamo che sembra sempre un duello con l'altro, no? Dimostrare che l'altro mente, poi purtroppo ultimamente quelli del Partito Democratico mentono moltissimo, e questa cosa poi secondo me alla fine allontana le persone dalla politica. Io non so, ieri mi sentivo più a mio agio paradossalmente dalla Gruber, ripeto, che è certamente molto molto vicino al Partito Democratico, che quando vuoi sentirti a tuo agio tra di noi sei sempre benvenuto, volentieri, grazie, in bocca al lupo, grazie. Ciao Alessandro Crepi, grazie di essere stato con noi, grazie Alessandro Di Battista, che tra l'altro appunto non l'abbiamo detto prima perché non si sa mai, no? Magari no, dovevamo annunciarlo prima, però sai, in questi momenti magari la votazione eccetera, no? Succede dentro la Camera e poi magari non ci prende e poi ci prende male a noi, ecco questo, no? Esatto. Però comunque continuate.